Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è lunedì 14 di giugno del 2021 e noi siamo qui per leggere la parola del nostro Signore insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno su questo canale, noi leggiamo la parola di Dio. Durante questa giornata noi leggeremo sempre dal libro dei Giudici, ma leggeremo dal capitolo 12 fino al capitolo 14. A non perdere nessuna puntata, perché noi durante questa settimana già concluderemo la lettura di questo libro. Ma andiamo a leggere la parola del Signore, Giudici, capitolo 12, versetto 1. Parola del Signore. Gli uomini di Efraim si radunarono, passarono a Safon e dissero a Jeftè: «Perché sei andato a combattere contro i figli di Ammon e non ci hai chiamati ad andare con te? Noi bruceremo la tua casa e te con essa». Jeftè rispose loro: «Io e il mio popolo abbiamo avuto grande ostilità con i figli di Ammon, e quando vi ho chiamati in aiuto non mi avete liberato dalle loro mani. Vedendo che voi non venivate in mio soccorso, ho posto a repentaglio la mia vita, ho marciato contro i figli di Ammon, e il Signore li ha messi nelle mie mani. Perché dunque oggi siete saliti contro di me per muovermi guerra?» Poi Jeftè, radunati tutti gli uomini di Galaad, diede battaglia a Efraim. E gli uomini di Galaad sconfissero gli Efraimiti, perché questi li insultavano dicendo: «Voi galaaditi siete dei fuggiaschi di Efraim, in mezzo a Efraim e in mezzo a Manasse». I galaaditi intercettarono i guadi del Giordano agli Efraimiti, e quando uno dei fuggiaschi di Efraim diceva: «Lasciatemi passare», gli uomini di Galaad gli chiedevano: «Sei un Efraimita?» Se quello rispondeva no, i galaaditi gli dicevano: «Ebbene, di Shibolet», e quello diceva Sibolet, senza fare attenzione a pronunciare bene. Allora lo afferravano e lo scannavano presso i guadi del Giordano. Perirono in quel tempo 42.000 Efraimiti. Jeftè fu giudice di Israele per 6 anni. Poi il galaadita morì e fu sepolto in una delle città di Galaad. Dopo di lui fu giudice di Israele Ibzan di Betlemme, che ebbe 30 figli, fece sposare le sue 30 figlie con gente di fuori e fece venire da fuori 30 fanciulli per i suoi figli. Fu giudice di Israele per 7 anni. Poi Ibzan morì e fu sepolto a Betlemme. Dopo di lui fu giudice di Israele Elon, lo Zabulonita. Fu giudice di Israele per 10 anni, poi Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad Ailon, nel paese di Zabulon. Dopo di lui fu giudice di Israele Abdon, figlio di Iliel, il Piratonita. Ebbe 40 figli e 30 nipoti, i quali cavalcavano 70 asinelli. Fu giudice di Israele per 8 anni, poi Abdon, figlio di Iliel, il Piratonita, morì e fu sepolto a Piratona, nel paese di Efraim, sul monte di Amalek. Giudici capitolo 13. I figli di Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, di nome di Manoah. Sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e gli disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Or, guardati dunque dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla d'impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla testa del quale non passerà rasoio, già che il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire a suo marito: «Un uomo
di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto davvero tremendo. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha detto il suo nome. Mi ha detto, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora, non bere né vino né bevanda alcolica e non mangiare niente di impuro, perché il bambino sarà un nazireo consacrato a Dio dal seno di sua madre e fino al giorno della sua morte. Allora Manoà supplicò al Signore e disse, Signore, ti prego che l'uomo di Dio che ci avevi mandato torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. Dio esaudì la preghiera di Manoà e l'angelo di Dio tornò ancora alla donna che era seduta nel campo, ma Manoà, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare suo marito e gli disse, ecco, quell'uomo che venne da me l'altro giorno mi è apparso. Manoà si alzò, andò dietro a sua moglie e raggiunto quell'uomo gli disse, sei tu che parlasti a questa donna? E quelli rispose, sono io. E Manoà, quando la tua parola si sarà avverata, quale norma si dovrà seguire per il bambino? Che cosa si dovrà fare per lui? L'angelo del Signore rispose a Manoà, si astenga la donna da tutto quello che gli ho detto. Non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda alcolica, e non mangi niente di impuro, osservi tutto quello che ho comandato. Manoà disse all'angelo del Signore, ti prego, permettici di trattenerti e di prepararti un capretto. Ma l'angelo del Signore rispose a Manoà, anche se tu mi trattenessi, non mangerei nulla del tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore. Manoà non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore. Poi Manoà disse all'angelo del Signore, qual è il tuo nome affinché quando si saranno adempiute le tue parole, noi ti rendiamo onore? L'angelo del Signore gli rispose, perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. Manoà prese il capretto e l'oblazione e li offrì al Signore su una roccia. Allora avvenne una cosa prodigiosa. Manoà e sua moglie stavano guardando e mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la fiamma dell'altare. Manoà e sua moglie, vedendo questo, caddero con la faccia a terra. L'angelo del Signore non apparve più né a Manoà né a sua moglie. Allora Manoà riconobbe che quello era l'angelo del Signore. E disse a sua moglie, noi moriremo sicuramente perché abbiamo visto Dio. Ma sua moglie gli disse, se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione. Non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose e non ci avrebbe fatto udire proprio ora delle cose come queste. Poi la donna partorì un figlio, a cui pose il nome di Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo Spirito del Signore cominciò ad agitarlo quando era a Manae Dan, fra Sorea e Estaol. Giudici capitolo 14. Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, ne parlò con suo padre e sua madre e disse, «Ho visto Timna, una donna tra le figlie dei Filistei. Prendetemela dunque per moglie». Suo padre e sua madre gli dissero, «Non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie tra i Filistei incirconcisi?» Sansone rispose a suo padre, «Prendimi quella perché mi piace». Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Sansone infatti cercava un'occasione di contesa da parte dei Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Poi Sansone scese con il suo padre e con sua madre a Timna. E quando giunsero alle vigne di Timna, ecco un lioncello venirgli incontro ruggendo. Lo Spirito del Signore investì Sansone che, senza aver niente in mano, squartò la belva come uno squarta un capretto, ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. E scese e parlò alla donna e questa gli piacque.
Di lì a qualche tempo tornò a prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del leone. Ed ecco, nella carcassa del leone c'era uno sciame di api e di miele. Egli prese in mano il miele e si mise a mangiarlo per via. E quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dalla carcassa del leone. Suo padre scese a trovare quella donna e là Sansone fece un convito, perché tale era il costume dei giovani. Appena i parenti della sposa videro Sansone, invitarono 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro: «Io vi proporrò un enigma. Se voi mi spiegate entro i 7 giorni del convito e se lo indovinate, vi darò 30 tuniche e 30 vesti. Ma se non lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 vesti a me». Quelli risposero: «Proponi il tuo enigma e noi l'ascolteremo». Egli disse loro: «Dal mangiatore è uscito del cibo e dal forte è uscito il dolce». Per 3 giorni quelli non poterono spiegare l'enigma. Il 7° giorno dissero alla moglie di Sansone: «Tenta tuo marito affinché ci spieghi l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. E che ci avete invitati per spogliarci?» La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e a dirgli: «Tu non hai per me quel che dell'odio e non mi ami. Hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato». Egli a lei: «Ecco, non l'ho spiegato né al mio padre né a mia madre, e lo spiegherei a te». Lei pianse presso di lui per i 7 giorni che durava il convito. Il 7° giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava, e lei spiegò l'enigma ai figli del suo popolo. Gli uomini della città, il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a Sansone: «Cos'è più dolce del miele? E chi è più forte del leone?» Egli rispose loro: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste indovinato il mio enigma». Lo spirito del Signore lo investì ed egli scese da Ascalon, vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le loro vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Poi, acceso d'ira, risalì a casa di suo padre. Ma la moglie di Sansone fu data al compagno che egli si era scelto per amico. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto Giudici capitolo 12, capitolo 13 e capitolo 14. Abbiamo appena incominciato la storia molto conosciuta di Sansone. Mi raccomando, non perdere l'occasione per continuare anche con me domani ad ascoltare la lettura di questa storia, di questo giudice di Israele, e sicuramente noi impareremo tante cose. Io prego che la parola di Dio rimanga nel tuo cuore, possa trasformare la tua vita. Io sono Fabiano e ti aspetto domani per Leggiamo la Bibbia insieme. Che la grazia del Signore stia nel tuo cuore, nel nome di Cristo Gesù.